La leggerezza? Ma come fai a parlare oggi di leggerezza, Calvino? Allora, fermi tutti perché mi si potrebbe dire: ma Pietro, ma che cosa ti fumi? Che cosa, di che cosa stai parlando? Leggerezza, Calvino. Ve lo leggo in un secondo. Questa è l'elezione americana da avere sul comodino sempre il miglior regalo della storia. Era come se nessuno potesse sfuggire allo sguardo inesorabile della Medusa. L'eroe capace di tagliare la testa alla Medusa è Perseo, che vola con i sandali alati. Perseo, che non rivolge il suo sguardo sul volto della Gorgone, ma solo sulla sua immagine riflessa nello scudo di bronzo. Per tagliare la testa di Medusa senza lasciarsi pietrificare, Perseo si sostiene su ciò che vi è di più leggero, i venti e le nuvole, e spinge il suo sguardo su ciò che può rivelargli solo in una visione indiretta, in un'immagine catturata da uno specchio. Non ti sei accorto che siamo in un momento di panico generale? Tutti stanno parlando di queste intelligenze artificiali che ci sostituiranno, sicuramente. Quando gli fai una domanda, sembra di parlare con la persona che, o meglio, di più, sembra di parlare con Wikipedia, sembra di parlare con l'entità che ne sa di tutto. Oppure quando gli mandi delle immagini, ti rimanda indietro delle elaborazioni artistiche incredibili. C'è stata anche una grande protesta dal mondo dei creativi, dei pittori, degli scultori, degli artisti generici contro questi elaboratori di immagini artificiali. Ci sostituirà davvero? Forse se devo portarmi qualcosa al di là della fine del mondo, è bene che mi porti qualcosa di positivo anche riguardo a questo, visto che probabilmente ci sarà l'intelligenza artificiale. Quindi ho provato a fargli una domanda e ho capito che non ci potrà mai sostituire. Che domanda gli ho fatto? Come mi risponderebbe Italo Calvino se gli chiedessi come si sopravvive secondo te in quest'epoca, con i problemi che abbiamo? Come può l'uomo sopravvivere nel 2023? Come si può andare avanti? Cosa mi ha detto la macchina? Mi ha detto che non ha una risposta per questo. Perché Calvino ha ragionato tanto nella sua vita, sulla sopravvivenza, nei suoi scritti, nei suoi romanzi, vatti a leggere la sua roba. E questo che cosa mi ha fatto cambiare? Mi ha fatto cambiare punto di vista. Qual è la parola che voglio portarmi oggi, nella fine del mondo, che avviene tra l'altro tra 2 giorni, siamo a meno due dalla fine del mondo? Intuizione. Perché l'uomo ha la capacità di intuizione, ha la capacità di immaginare, potrebbe essere immaginazione la parola che mi porto dietro, potrebbe essere intuizione, sì, ma no, non mi voglio portare dietro neanche intuizione, mi porto dietro leggerezza, che è una risposta di Calvino, o meglio, una lezione da portarsi nel nuovo millennio. Che però ci si chiede, in questa società, in questo mondo, dove ci sono le pandemie, dove ci sono le guerre, dove mettere al mondo un pargolo è sostanzialmente un terno al lotto, una sfida. E anche pensare che quest'estate non respireremo probabilmente per il caldo che avremo. Come si fa ad essere leggeri? Cosa vuol dire essere leggeri? E te mi parli di leggerezza come Perseo con le scarpe alate che uccide, diciamo che sconfigge la Medusa, come guardando la sua immagine riflessa sul proprio scudo. Ora, dammi un aiuto. Qual è lo scudo che posso avere, che possiamo avere a portarci al di là, diciamo dopo la fine del mondo? La ricerca dello scudo, quindi la ricerca di leggerezza, fondamentale. E forse, forse, una parte di questo scudo è proprio l'intuizione, che ci rende umani, che ci rende diversi dalle macchine, che ci dà la possibilità di cambiare. Quindi come scegliere tra leggerezza e intuizione? Io penso che l'intuizione sia un sottogruppo della leggerezza, ovvero se si ha la leggerezza, allora l'intuizione viene di conseguenza. Quindi sì, ho scelto la mia terza parola, almeno due dalla fine del mondo,
è leggerezza, che la sto ricercando, bisognerebbe ricercarla sempre più tutti, è che non è facile trovare leggerezza, crearla, donarla, farla.